Leone, sei bravissimo, Alessia. Ciao, Alessia. Ti ho preso metà dai una boccata. E scusa, Esther, mi sono sbagliata, bionda è uguale. Allora, Leone, visto che le persone che mi seguono non sanno, c'è una mano, e questo è Simone, e questo è mio marito, e la tata. Allora, Leone, adesso lo lascio dire a te. Dove siamo? In Qatar. In Qatar, bene. E che cosa ci facciamo in Qatar? Per vedere la prima gara della MotoGP. Bravo! E come mai, scusate, la mamma che fa vestiti è in Qatar a vedere? Perché, lo dico, oggi si lavora. Oggi si lavora. Si lavora perché c'è un appuntamento importante oggi. È il primo circuito. È il primo circuito del MotoGP. È il primo evento in calendario, da un incontro speciale è nata questa sinergia. Io gli ho promesso che sarei venuta all'apertura del MotoGP e le promesse si mantengono, e sarò ospite in un circuito, ovviamente italiano. Perché abbiamo vestito il team, le donne che troverete, vedrete oggi alle 16 in diretta, Leone. Se il 60% di posto di... Allora, dicevo, le donne, ecco, questa storia è quasi difficile, le donne che vedrete oggi in diretta, perché la formula, la MotoGP è in diretta alle 16 in Italia, qua sono le 18, siamo 2 ore avanti, le donne che troverete sul circuito e che riprenderanno... Saranno... Leone, saranno vestite da Elisabetta Franchi, e questa collaborazione con il team Grisini è nata perché a capo di questo team non c'è un uomo, c'era un uomo e oggi c'è una donna forte, coraggiosa, una donna che... si è rimboccata le maniche, perché purtroppo Fausto Grisini è venuto a mancare nel 2021, giovanissimo, è stato un campione del MotoGP, campione Covid, causa Covid, e non si è pianta addosso, si è rimboccata le maniche, ha preso in mano l'azienda del marito e oggi è qua a capo di questa squadra, in onore, per amore e in onore di suo marito. È una cosa pazzesca, una donna che non nulla aveva a che fare con i motori se non aver sposato un uomo che amava i motori alla follia e che è stato anche lui pilota e anche molto molto bravo, oltre a scopritore di altri piloti molto bravi. Quindi vi aspetto alle 16 italiane in MotoGP. Qua saranno le 18 e sarà una bellissima avventura. Il circuito, ci deve essere tutta una serie di combinazioni che io non vi voglio svelare, però immaginatevelo un po', i piloti, le moto, le donne, quali saranno le sfere che uniranno tutto. Quindi è un lavoro che è mesi, che teniamo nascosto, e oggi sono felice di annunciarvelo. Motori, Dori, è una cosa per il quale stiamo lavorando da tanto tempo. Esther poi ne sa qualcosa, no? Da qualche mese, intensamente e con tanta passione. Da qualche mese. Quindi Esther, com'era il detto, anche a sto giro, una volta si diceva donne e motori, ma era più questa roba, Gioia e dolori. Gioia e dolori. In realtà oggi è donne e motori, con una chiave di lettura diversa. Voi sapete che io ormai sono paladina della femminilità ovunque. Io oggi indosso una mia tuta
In camoscetto, che qui fa anche parecchio caldo, non sappiamo bene come reagirà il camoscetto all'aria di Doha, però sono ultra femminile, però sembra un meccanico pronto ai circuiti, quindi ai box, e quindi donne motori. Alan diceva gioia e dolori, e dolori. Oggi sono gioia, però. Oggi sono gioia. Stiamo entrando dove? Nel box Crediti Moto 2. Prego. Grazie. Lei è Nadia.
com'è questa gara? Io sono impressionata dalla velocità, dal vivo. Cioè tu in realtà con l'occhio non riesci a... fanno i 290 e siamo ancora nell'altra formula. Wow.
of Crossini Racing. Gira, ha cominciato a mettere le mani così, tutti sgrondavano di là. Nadia, complimenti. Grazie. Bravissima. Ha vinto, ha vinto. Bravissima. Questa è la risposta a cosa faccio dopo Fausto. Brava Nadia. Brava. Ore 6 e qualcosa. Papà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Next up. Adesso abbiamo un volo che ci porta a Dubai. Voi sapete, sono qua. Voi sapete che a Dubai ho un po' di cose. E ho proprio organizzato questo giro con tutte le tappe, stessa valigia, più lavoro possibile da smaltire, un po' come sono io, pratica. Sono in viaggio e quindi facciamo tutte le tappe. Papà sta mangiando. Colazione. Sì, colazione. Facciamo tutte le tappe. No, si interrompe sempre. Dicevo, come avevo anticipato prima della Fashion Week, sarei partita toccando diverse tappe. Ieri MotoGP, e non vi nascondo che è stata veramente tanto emozionante. Poi è arrivato sul podio, è arrivato primo. Una rivincita per Nadia, che da su a suo marito ha regalato la vittoria di ieri. E io essere lì con lei è stato fantastico. Oggi si va a Dubai e anche lì avrò un po' di appuntamenti di lavoro, quindi vi terrò aggiornati. Ciao papà. Feeling.